Negli ultimi 20 anni è nata una nuova tendenza di studio della letteratura dell'infanzia, che non la vede più come subalterna a principi di tipo pedagogico, di educazione. Tant'è vero che la letteratura dell'infanzia era insegnata all'università sotto il gruppo di pedagogia, ma invece l'ha inserita a pieno diritto nella letteratura. E quindi io, oltre a letteratura contemporanea, insegno anche letteratura italiana per l'infanzia, e naturalmente non ci sfugge l'aspetto pedagogico, educativo, però sottolineiamo molto l'aspetto culturale, letterario, in senso anche molto specifico. E quindi sì, ho moltissimi studenti, faccio circa 600 esami di letteratura per l'infanzia l'anno, e non solo delle studenti e studentesse di scienze dell'educazione e della formazione della facoltà di filosofia, che vengono tutti, ma anche degli studenti di lettere, di storia dell'arte, di storia, proprio perché hanno scoperto un nuovo mondo, un mondo nuovo che non sospettavano nemmeno, ovvero quello di poter leggere i testi per bambini e per ragazzi come testi letterari. Rotari, inutile dirlo, è sempre nei programmi. Quest'anno farò un intero corso su Rotari, gli anni scorsi era presente con alcuni testi, e raccoglie senza dubbio un grande interesse, e sì, si sta creando anche una scuola romana, direi, di letteratura per l'infanzia, la Sapienza, cosa di cui sono molto soddisfatta e orgogliosa. Dunque, la fiaba, dalla fiaba classica alla fiaba moderna, l'argomento è centralissimo per Rotari. E questo passaggio, così per sintetizzare un po' il discorso che ripeto è ampio, comporta soprattutto nel secondo Novecento, ma con una lenta preparazione nel corso di fine Ottocento e della prima metà del Novecento, comporta una trasformazione del mondo della fiaba, passando da quello della tradizione diciamo classica, ad una tradizione moderna che vede un rovesciamento e un abbassamento del mondo della fiaba, della fiaba stessa. Ora, questa preparazione appunto giunge ad alcuni autori del secondo Novecento che ne fanno anche una pratica testuale di straordinaria coerenza con le premesse di tipo teorico, posso aggiungere anche ideologico, e soprattutto quindi Calvino e Rotari. I due autori procedono di pari passo con una vicinanza dal punto di vista sia della scrittura sia della teoria che è veramente straordinaria. E a questi due nomi se ne potrebbero aggiungere molti, tra questi sicuramente Marcello Arginli, che infatti Rotari introduce all'interno del suo discorso sulla fiaba moderna. Ora, dico fiaba, ma avrei potuto dire anche favola, perché nel corso del Novecento questi due termini, fiaba e favola, che pur rappresentano due oggetti diversi, cominciano invece a sovrapporsi, tant'è vero che alcuni autori li utilizzano come sinonimi. In realtà la fiaba ci rinvia piuttosto a quella della fiaba popolare, quella che Propp ha studiato, la fiaba popolare di magia, tramandata oralmente nei secoli, mentre per favola si intende più semmai la favola classica, Esopo, Fedro, ma poi anche tutta la tradizione moderna, La Fontaine, Grimm, Andersen, eccetera. Potremmo dire la fiaba d'autore, quella cioè che non risponde a una tradizione orale, ma che invece, ispirandosi magari a quella, è invece opera di autori per bambini, ma anche autori per adulti. Basti citare Capuana, Gozzano, tanto per indicarne alcuni molto importanti. Ora, la trasformazione di questo mondo fiaba-favola nella seconda metà del Novecento comporta, dicevo, un abbassamento e anche un rovesciamento. Insomma, c'era una volta della fiaba favola classica, la quale voleva in questo modo operare una sorta di sublimazione del presente in un non luogo e in un non tempo, un tempo
che spesso si identificava vagamente con il Medioevo, ma che poteva essere anche molto più antico, e certamente con un non luogo. Quando Landolfi, Tommaso Landolfi, inizia Il Principe Infelice con al tempo dei tempi, in un paese vicino, in un regno vicino alle montagne di Diamante, non ci ha teoricamente, formalmente colloca la sua favola in un tempo e in un luogo che in realtà però sono così fantastici e generici da risultare un altrove. La fiaba moderna invece cala appunto la storia nel presente, nel qui e ora, e si confronta proprio con la realtà di tutti i giorni, non più principesse, re, draghi, ma magari il ragionier Bianchi di Varese, il quale racconta, ed ecco anche l'altro termine che interviene, non una favola e non una fiaba, ma racconta una storia alla sua bambina che gliela chiede. Infatti la bambina chiede al padre che parte una storia tutte le sere, non una fiaba o una favola. Allora questa parola, fiaba, favola, va a coniugarsi con novella, storia, e Malerba poi nel 77 scriverà delle storiette in cui si teorizza che cosa? Perché storiette e non favolette? Perché Malerba nel 77, alla fine di questo percorso, teorizza l'impossibilità di scrivere ancora fiabe o favole. Insomma, l'impossibilità della fantasia di affermarsi in un mondo, quello contemporaneo, che, come anche mostra Rodari nei suoi testi, è dominato dal profitto, dall'ingiustizia, dalla guerra, dalla violenza, dall'incomunicabilità, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi la fantasia, la fiaba, la favola non sono più, non hanno più corso. Io vorrei citare, ho detto Calvino Rodari, sono due percorsi paralleli e nello stesso tempo in qualche modo speculari, con una citazione dall'introduzione alle fiabe italiane 1956, in cui Calvino proprio si cala nel mondo invece della fiaba, la fiaba quella legata alla tradizione orale. Nell'introduzione alle fiabe italiane Calvino dichiara di essere stato spinto a intraprendere questo lungo lavoro che gli ha occupato ben 2 anni della sua vita da, e qui cito, quell'unica convinzione mia che mi spingeva al viaggio tra le fiabe, ed è che io credo questo: le fiabe sono vere, sono prese tutte insieme nella loro sempre ripetuta e sempre varia casistica di vicende umane una spiegazione generale della vita, nata in tempi remoti e serbata nel lento ruminio delle coscienze contadine, fino a noi. Sono il catalogo dei destini che possono darsi a un uomo e a una donna, soprattutto per la parte di vita che appunto è il farsi di un destino. La giovinezza, dalla nascita che sovente porta in sé un auspicio o una condanna, al distacco dalla casa, alle prove per diventare adulto e poi maturo, per confermarsi come essere umano. E in questo sommario disegno tutto, la drastica divisione, eccetera, eccetera. Avrei voluto leggerlo tutto, questo brano che è splendido, ma non ne abbiamo il tempo. Ora, cosa sottolinea Calvino? La fiaba, che proviene dalla notte dei tempi, si è appunto sedimentata, no, nel ruminio delle coscienze contadine fino a oggi, e cosa rappresenta? Rappresenta, per allegoria, la vita, tutte le vicende possibili dell'esistenza. Quindi la fiaba per Calvino ha, al di là della lettera, al di là della piacevolezza, della trama, dei personaggi, della struttura ricorrente, eccetera, ha un valore allegorico, è principalmente allegorica e in quanto tale ha anche un significato universale, perché ripete sempre quel messaggio. Dunque, questo valore allegorico è legato da una parte appunto alla stessa struttura della fiaba, personaggi, funzioni, eccetera, ed è attraverso quella che, al di là del cambiamento di personaggi e fatti, viene appunto comunicata al lettore. Dunque, se noi leggiamo
un testo, il primo testo di Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno, che è del 47, è indubbiamente un romanzo resistenziale, impegnato, neorealista, però a quella struttura, diciamo pure a quella componente ideologica che è fondante per quel testo e che rinvia appunto agli ideali del dopoguerra e all'impegno del dopoguerra, ecco che la fiaba appare proprio a fornire la struttura del romanzo con le funzioni proppiane, per dirne qualcuna, le prove che Pin deve superare, l'oggetto magico, cioè la pistola, gli aiutanti, eccetera, eccetera. Per di più, nel sentiero Calvino, proprio per sottolineare questa componente legata alla fiaba, di cui quindi quella componente allegorica, quella dimensione allegorica si fonde con la dimensione ideologica del neorealismo, ci cita appositamente alcuni momenti della fiaba, per esempio Pollicino. C'è una citazione precisa da Pollicino: Pin, per farsi ritrovare da Lupo Rosso, butta i noccioli delle ciliegie ogni tanti passi nella notte, perché così Lupo Rosso forse lo potrà trovare, esattamente come Pollicino getta le mollichelle di pane. E non mi soffermo su questo, ce ne sono altri di riferimenti più o meno esplicativi.